Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio dedicato a Dark Souls 4 Millennium Dawn. Questo episodio ha rischiato molto di arrivare diciamo così, in produzione. Ha rischiato molto perché nello scorso episodio ho temuto che il gioco si fosse buggato. Ossia, per chi non avesse seguito, non ho lanciato Ignazio alla Russa. Ignazio alla Russa è un'altra cosa. Ho lanciato la strada, il percorso del Focus 3 United States of Europe e ho messo i voti. E i voti purtroppo non mi hanno dato ragione. Gli Stati Uniti d'Europa non si sono fatti con la guida italiana. Ma dopo un mese i tedeschi hanno riproposto la stessa roba, cioè hanno copiato i compiti degli italiani e sono riusciti ad unificare l'Europa. E la cosa mi ha fatto impazzire. Poi qualcuno di voi nei commenti, tra gli abbonati, mi ha detto: Andrew, devi fare disable AI voting retry. Che mo lo facciamo? E io non lo sapevo. Io pensavo che... cioè, praticamente il gioco funziona così. Se ci sono dei percorsi, chiamiamoli dei focus, no? Che bisogna far passare, per forza di cose, perché altrimenti non ci si arriva agli United States of Europe. Tanto vale che li faccia passare un altro stato, no? Scusate se grido, vedo che il gain del microfono era altissimo, credo di avervi rotto i timpani. Scusate, parlo un pochino a voce più contenuta. Ma se questo voto lo deve fare la nazione che poi guiderà gli Stati Uniti d'Europa, ebbene in quel caso va bloccato. Perché il primo che arriva alloggia meglio. Abbiamo bloccato sta cosa, togliamo la pausa al 1 luglio del 2018. Signore e signore, benvenuti nel nuovo episodio. Dovremmo essere in grado adesso di fare il retry noi, senza permettere che le altre nazioni lo possano fare. Vediamo se abbiamo fortuna o se sono i tedeschi che cittano. Ok, questo lo vediamo subito. Ah, prima di partire. Guardate che bella la Corea del Sud, che ha unito tutta la Corea, grazie a noi. E noi adesso praticamente valiamo l'1,31% delle relazioni. Che storia triste, ragazzi. E pensate che Fannacci a torso nudo ha guidato un carro armato da solo per sistemare quella guerra e nessuno gli ha neanche costruito, che so, una statua in centro sul... una via, la via della stazione di Busan. Niente. Ignazio la Russa. Dai, bravo. Devo provarla per caso, United States of Europe, ancora? Fammi vedere, perché può essere che me la sia dimenticata. Intanto chiudiamo le policy italiane perché faccio soltanto confusione. No, semplicemente devo aspettare, probabilmente. Devo aspettare che ci sia la votazione. Focus. Stavo cercando di lanciare Georgia. Senza farle male, lanciarla, ma nel senso... però al momento non funziona. Un'amicizia con gli Stati Uniti... ma quali Stati Uniti che non esistono più, scusate? Quali Stati Uniti? Gli Stati Disuniti d'America, intendete dire. Andiamo a pompare un pochino il piano familiare. Guarda che mi garba, eh. Cosa cavolo? Oddio, è buggatissima sta... Family planning, dai. Siamo riusciti a portare il debito italiano a 0 euro. 0 euro è veramente una roba spettacolare. Ah, e prima di unirci tutti insieme appassionatamente in una bella mucchiata, perché se funziona è spettacolare. La Germania è la seconda potenza al mondo per il PIL. L'Italia è rimasta quarta, il Giappone è sceso al terzo posto. Quindi noi... Se riusciamo ad arrivare in pole position sul podio come terza nazione, se riusciamo a superare il Giappone, altrimenti vabbè, dovremmo mettere insieme tutte le economie e penso che l'Unione Europea diventerà l'economia più forte del mondo. Però adesso qui vedete che we can put to the vote, it's a qualified major voting, ma United States of Europe is approved by the European Parliament, mi dice che non è approvata. Eccoci qua, adesso ho capito perché, non la vedevo prima, non la vedevo davvero, probabilmente si va a caricare, è colpa del gioco, non è mai colpa di Andrew. Mettiamo anche l'acre,
a votare, buona, approva, spettacolo, giù, United States of Europe, dai, vota. 20 luglio del 18, intanto abbiamo anche delle nuove fabbricate militari. Vediamo cosa ci facciamo. Voglio vedere come va la votazione prima. Io veramente ho un grande sogno. Speriamo che funzioni. Cyber warfare, va bene. Lo sapete quella storia che in realtà le spie dei servizi segreti italiani venivano sempre selezionate da Silvio Berlusconi? Infatti c'erano tutte le gran fighe. Non lo so, si è penso svelato il mistero, credo. Victoria's Secret, la chiamava l'agenzia, no? Allora, liberali rieletti in Giappone, ok? Accepted! Ragazzi! È stata accettata! La Bielorussia ha votato no, la Macedonia ha votato no, e basta. E la Croazia ha votato no. E noi gli abbiamo risposto: e sti cazzi, gli abbiamo annessi lo stesso. Ragazzi, ma pensiero, inno alla gioia in italiano. In a speech given after the end of the Second World War, Churchill concluded: Therefore, I say to you, let Europe rise. After more than 70 years of European integration, the member states. Ragazzi, c'è Prodi che sta facendo una biciclettata, bevendo champagne della borraccia. C'è veramente Ursula von der Leyen che in preda all'estasi ha iniziato a cantare le canzoni di Kylie Minogue sul palco. Inno alla gioia, signori, uniamo l'Europa. Uniamo l'Europa a guida italiana. Io adesso qua chiudo perché non ci sto capendo un cazzo. E ragazzi, abbiamo Valerio Zanone alla guida degli Stati Uniti d'Europa. Alla guida degli Stati Uniti d'Europa. Roma capitale! Roma capitale! E volete sapere la cosa più bella di tutte? La più bella in assoluto? Che abbiamo anche la Bielorussia. Perché Lukashenko non ha fatto in tempo ad uscire. E manco la Svizzera. Neanche la Svizzera che voleva uscire e non ha fatto in tempo. Signori, io godo a livelli che non si sono mai visti prima. La cosa divertente adesso, cosa vuol dire comprare il materiale per i reattori della Francia? Allora, dobbiamo vedere tutto. Dobbiamo vedere tutto. I partiti sono rimasti quelli italiani, cioè in Europa Alleanza Nazionale l'8,9%. Sarà Lukashenko. Penso che la tecnologia sia rimasta quella italiana. E questa è una stronzata, perché almeno dovresti darmi degli sconti o insomma le stesse tecnologie che avevano i miei amici. Fatemi vedere adesso se vado a vedere. Allora, l'energia europea, ragazzi. No, qui cambia tutto, ma non ci credo che veramente che bastano 264 gigawatt. 245. Secondo me devo far passare il mese, signori. Faccio passare il mese perché il gioco si refresci. Ho paura che crashi tutto qua. Ho paura di un crash. La Madonna, quante truppe. Guardate quante truppe abbiamo. Abbiamo un esercito che è assurdo. Abbiamo un esercito che è assurdo. Torniamo all'energia. No, oh, ragazzi, io non lo so. Mi dice che l'energia qua, boh, non lo so. Secondo me è buggata sta cosa. Secondo me è buggata. Allora, posso continuare a comprare roba nucleare dagli altri stati, chiaramente non più dalla Francia. Le decisioni potrebbero essere stimoli ai consumi. Se adesso faccio tipo, mando la Guardia di Finanza. Sono andato a casa 354 miliardi in tutta Europa. Comunque, abbiamo un tesoro di 7,3 billion e un debito di 19. Il che vuol dire che il debito è al 24% del PIL. Vabbè, ma è molto buona sta cosa. E abbiamo come net income deficit 90.
cioè facciamo 90 milioni di euro a settimana. No, vabbè, è spettacolare sta cosa qui. Sicuramente adesso per interessi spendiamo 2 miliardi e 9. A buttare giù sta merdaccia. Che ce frega a noi. Cioè, guadagniamo un sacco di soldi comunque. Ok. Fabbriche. Andiamo un attimo sul nucleare perché qui avevo anche cambiato il tipo di... Stockpile of reactor grade nuclear. Andiamo a costruire la roba civile, va. Avevo le testate nucleari francesi. Secondo me, ragazzi, semplicemente abbiamo annesso gli altri paesi rimanendo in Italia. Questa è la meccanica. Però, comunque, c'è 2 milioni di uomini da reclutare, capito? Guardate le risorse. Adesso stavo importando l'alluminio dall'India. Ma anche no, ma anche chi se ne frega. Il tungsteno non serve più importarlo. Non serve più importarlo dal Cile. Non serve più, ragazzi. Importare non serve a... No, 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 aspetta, aspetta, aspetta. India. Adesso dovrei addirittura cambiare probabilmente il focus all'esportazione in modo da guadagnare molto di più. E beh, perché, cioè, vabbè. Andiamo sulle Free Civilian. Andiamo a costruire dei reattori nucleari altrove. Sempre per il discorso che di energia non ce n'è abbastanza. E occhio quanta cazzo di produzione abbiamo. Infrastrutture le potenziamo praticamente adesso ovunque. Dove non abbiamo le infrastrutture pompate al massimo. Maiorca, la Corsica, Balcani, Croazia, benissimo. Spettacolo totale. Ok, bene, dai, almeno adesso ho impegnato le civili per un po'. Se vado sullo spionaggio, esattamente come prima, cioè non è cambiato nulla. Ok, andiamo sul militare. Chissà adesso quante... Raga, adesso... caccia di quinta generazione. Facciamo 40 fabbriche. E a sto punto, scusa, gli arieti di quarta generazione, posso pomparli ancora di più? È che qui non ci capisco un cazzo. Upgrade modules mi dice che non si può. Niente, va bene. Allora, semplicemente andiamo a produrne di più. E andiamo a produrre, sai, cioè, mettiamo 10 ovunque, che vi devo dire. Cioè, non avendo praticamente fatto un cavolo a livello di... I treni, raga, Finmeccanica, fai i treni. Droni suicidi di seconda generazione, vabbè, che faccio, signor? Lascio. Quante fabbriche posso ancora fare? Ecco, adesso però devo iniziare a spendere un po' di industria. Tipo 26 fabbriche per... insomma. Cos'è sta roba, la Brigata Landro? Colonnello Davide Bruno. Questi sono tutti austriaci. Occhio. Cioè. Adesso praticamente io creerò degli eserciti. Però, sì signore, però che cazzo. Misti. Il punto è che non sono pochi. Panzerbrigade. Cioè, ma io come minchia fa? Come faccio? Come faccio? C'è troppa roba. C'è troppa roba. Conferma il gioco, dice sì signore. C'è troppa roba.
Signore. Poi ovviamente sapete già chi sarà il feldmaresciallo delle forze europee, vero? Lo sapete già chi sarà il feldmaresciallo, Mettetemi informazione. Fannacci, è arrivato il momento. E la Madonna quanta gente che ho. Quanti generali che ho. Ma c'è soltanto una persona che può fare il feldmaresciallo qua. Ce n'è soltanto uno che può fare il feldmaresciallo. Promosso. Promosso Fannacci, signori. Michel Vark, Guillermo Lindbergh, Bernard Tourette. Io non li conosco, io conosco soltanto una persona. Roberto Fannacci, vai. Tu sarai il nostro Field Marshal. Informazione. Sì, signore. Il problema è che 36 sono troppi, vero? 18 addirittura, wow. No, qua dovrei fare un intero episodio soltanto per. Soltanto per la creazione degli eserciti. Ai tuoi ordini. Ai tuoi ordini. Metto ovviamente Fannacci subito verso Mosca e, no, e nessuno rompa le palle. Tra l'altro con le divisioni random. Perché sono le cose migliori queste. Sono decisamente le cose migliori. No, nulla. Il resto lo possiamo assegnare un po' come viene, viene. Come viene, viene. Perché tanto darò ordini caotici e randomici. E non ho altra, non ho alternativa. Non ho alternativa. Cioè, in realtà c'è gente che potrebbe tenere 50. Ok, no, vabbè, ok. Forse riesco a infilare in Italia un po' di truppe. Mettetemi informazione. Ok. Forse Ai tuoi riesco a ordini. infilare in Italia qualcuno. Ok, so, in Italia ci siamo, qua ne mettiamo altri 18, proviamo a vedere questi carri bombastici. Abbiamo un esercito della Madonna comunque. Con tutto l'amore del mondo, io adesso non mi metto a cambiare la disposizione delle truppe, tranne quella di Fannacci, il feldmaresciallo del fuoco, offensiva, dottrina offensiva ovviamente, e con le military factory qua. Vediamo, vediamo. Allora, andiamo a fare i random surprise check. Ah, è cambiato ragazzi, Random Surprise Check. Prima erano 350 milioni di euro, adesso erano 2500, erano 2,5 trillion che possiamo utilizzare per abbassare ancora il debito pubblico, che adesso mi va a 13 trillion. Anzi, sono 12. È uno spettacolo assurdo. Ci facciamo 100 milioni di income al mese. Ma la domanda da un milione di dollari adesso è, cioè è rimasta l'impostazione italiana? Sì. Sì, questa era la nostra. Adesso per fare stable growth che cosa ci servono? 8 trillion? Vabbè, ma potremmo ottenerli abbastanza facilmente. Ma soprattutto, qual è adesso la potenza al mondo che ha più GDP? Oh, 80 trillion l'Unione Europea, la Cina ne ha 17. GDP pro capite 121K. Siamo veramente ragazzi, stiamo volando, stiamo volando. Io direi di iniziare a. Ah, posso iniziare? Allora, iniziamo il restauro sulla costa croata del palazzo di Diocleziano, 5 miliardi. Scusate, 5 billion, sì. Sì, 5 miliardi. Poi.
Facciamo Anim e l'Arl Arena, l'Acropoli di Atene e l'Augusta Emerita in Estremadura. Ok, perfetto, perfetto, perfetto. Iniziamo quindi a ristrutturare tutti gli edifici dell'Impero Romano come segno di grande slancio culturale. Poi facciamo una pro-Western propaganda campaign, no scherzo. Poi facciamo, espandiamo i laboratori di ricerca. Non c'è più l'European Union perché siamo noi. E qui adesso vedete che possiamo rilanciare i vari voti, cosa che a me interessa molto poco. E tirarmi dagli uffici. Beh, adesso gli uffici sono tutti nostri, giusto? Infatti. Gli Stati Uniti d'Europa sono i presidenti della Commissione Europea. Grazie al cazzo, scusa, vabbè. Iniziamo a preparare, raga, degli addestramenti militari sui confini russi perché così, per simpatia, proviamo a vedere che come reagiscono i nostri nuovi vicini di casa. Come reagiscono i nostri nuovi vicini di casa e mandiamo le Schüttelfliege a Mosca e... perché state in Libia? Boh, sarà stata la mia scelta antica. A Mosca e San Pietroburgo. Ok, perfetto. Domanda da 1 milione di dollari, ma adesso il Focus 3. Ma come Italia? Ma come Italia? Ah! Costituzione della nuova nazione europea. Adesso dobbiamo iniziare a lavorare, raga, a fare la Costituzione. Cioè che dovremmo aver già fatto, però comunque political power meno 20, tax cost meno 3, trade deal, political power, pipipipipipam, va bene. Ok. Ok, perfetto. Attenzione che stiamo finendo il Feul. Qui siamo sotto a bomba perché non abbiamo... perché abbiamo un costo assurdo. Consumption massima 809, base gain meno la Madonna. Cioè, praticamente stiamo perdendo tutto. Secondo me non si era aggiornata neanche l'energia. Secondo me non si era aggiornata neanche l'energia, ragazzi. Oh, infatti mi pareva. Allora, produciamo 2454 gigawatt di energia, ne consumiamo 1550 e ci sta perché probabilmente abbiamo un grosso surplus, tutto a posto. Il problema grosso adesso però si chiama petrolio. Importarlo dagli Stati Uniti non ha senso, Saudi Arabia, io ti porto tutto il petrolio, lo porto adesso l'importo della Saudi, che cazzo ce ne frega. E sapete cosa facciamo? Has any nation that is not the United States or China become a superpower and be the only superpower? Sì! Ma come ho cliccato su quit? Ho veramente cliccato su quit, ragazzi. Sono un pirla. Vabbè, allora sono ritornato dove eravamo prima. E nulla, credo che mi abbia salvato tutte le cose che già stavo facendo. Perché comunque abbiamo i military exercise, abbiamo il nostro esercito messo giù un po' alla CDC. Ci siamo, dai. Ci siamo, ci siamo. Ok, adesso io direi che però... Che è sta roba? Integrate new member states. Cosa? La Norvegia è entrata nell'Unione? Ma questo è uno spettacolo. Cioè, quindi adesso io posso espandere l'Unione Europea e poi integrare... Sì. E poi integrarli, tipo la Moldova, l'Ucraina, la Lituania, l'Azerbaigian, l'Armenia, la Latvia, adesso chiedono di entrare nell'Unione. E quando io arrivo...
E quando arrivo a 1500 punti, probabilmente li posso annettere definitivamente. Questo è uno spettacolo assurdo. Quindi, come faccio a guadagnare punti politici velocemente? Aspettate, perché dovrebbe esserci una. Con un trilione e quattro li posso comprare, vabbè. Posso anche aspettare di averli. Comunque è un po' una scemenza che non ho i missili migliorati degli che gli altri paesi dovrebbero avere. Io, ragazzi, adesso io l'episodio mi interrompo qua perché questo è un episodio storico. Siamo riusciti a fare di USE e addirittura adesso iniziamo ad allargarci a est. La domanda al milione di dollari è che cosa fare di questa partita? Un milione di euro, non un milione di dollari. L'idea potrebbe essere quella di continuare ad espanderci. Qualcuno suggeriva, ma fanne un'altra con una nazione magari africana o... Perché no? Allora, abbiamo raggiunto l'obiettivo di diventare la prima potenza economica al mondo. Abbiamo raggiunto l'obiettivo di espanderci all'interno della NATO. Probabilmente un obiettivo adesso sarebbe quello di uscire dalla NATO e cioè, di fare gli arroganti. Uscire dalla NATO e fare gli arroganti penso sia la cosa più bella. Cosa che mi diverte ora... Prossime elezioni nel 2021, fra 3 anni, abbiamo liberali sempre a 79, Alleanza Nazionale al 9. Potrei bustare Alleanza Nazionale e mettere Giorgia Meloni alla guida dell'Unione Europea. Sarebbe una cosa di un'ignoranza inaccettabile, proprio per questo motivo. Sono molto tentato di farlo. Torniamo un attimo a noi. Ah, intanto arrivano nuove spie, giustamente, perché sempre delle grandissime toppone, eh. Ah no, ma mi è morta una? Che cazzo? Quella che era mosca è morta. È volata dalla finestra per sbaglio, le hanno offerto un tè. Cosa è successo? Vladimir. Ci fermiamo qua. Ci fermiamo qui, ragazzi. Troppo contento della cosa. Commentate e fatemi sapere che cosa ne pensate. Grazie soprattutto a chi mi ha spiegato come funziona la votazione per l'EU, perché altrimenti io pensavo veramente che la partita si fosse rotta, invece no. E per fortuna che, essendo la mia prima partita con la Millennium Dawn, non l'ho giocata in Iron Man e quindi ho potuto ricaricare. E vi ringrazio per essere rimasti con me, ci vediamo appuntamento al prossimo episodio, che comunque questa serie va avanti, però insomma, volevo aggiornarvi, volevo mostrarvi questa bella cartina tutta azzurra con le stelline e sono curioso di vedere... Medvedev è stato eletto in Russia. Oggi che giorno è? Il 20 ottobre. Cos'è? Il mercoledì che lui minaccia la bomba atomica sull'Europa? O è il martedì? Non mi ricordo mai. Comunque, andremo a berci un tè caldo con Medvedev nei prossimi episodi, forse. Oppure chi lo sa, io vi ringrazio per essere rimasti con me. Vi chiedo di mettere un pollice in su e ci vediamo alla prossima.